Quando l'enuresi diventa un problema anche per il bambino, anche solo perché trova il letto bagnato e si sveglia nel bagnato, bisogna mettere in atto dei piccoli accorgimenti che ogni genitore è in grado di attuare e di mettere in pratica per aiutare il proprio bambino a superare questo problema. Prima di tutto bisogna non sgridarlo, è assolutamente improprio il rimproverarlo perché è una cosa che avviene in modo assolutamente inconsapevole. Ci sono piccoli trucchi che possiamo mettere in atto nei confronti dei bambini che hanno la problematica dell'enuresi. Per esempio, evitare di farli bere ripetutamente, soprattutto nell'orario serale, e quindi da circa 3 ore prima della nanna, evitare di avere un apporto di liquidi, che siano essi a maggior ragione delle bevande gassate o che contengano della teina come il tè per i bambini, nelle 3 ore prima di coricare il bambino stesso. Per esempio, per i bambini è molto importante capire che cosa succede dentro il loro corpo. Dire che la pipì viene prodotta attraverso i reni che purificano il loro sangue, che poi attraverso questi tubicini che si chiamano ureteri va dentro la vescica, a mo' di gioco, può essere una cosa assolutamente utile per dare al bambino stesso maggior consapevolezza di quello che nel proprio corpo avviene. E questo serve anche per stimolarlo a far funzionare correttamente il proprio corpo in ciò che è consapevole. I bambini spesso, quando vanno in bagno, a parte il fatto che ci vanno malvolentieri perché nella loro mente è una perdita di tempo rispetto al tempo dedicato al gioco, e allora bisogna abituare il bambino ad andarci almeno con una cadenza ogni 3 ore, perché altrimenti il riempimento vescicale della vescica diventa eccessivo. Così come bisogna abituarli allo svuotamento di questa vescica in modo completo. Non è sufficiente che facciano la prima parte della minzione, cioè della perdita delle urine, che è una parte che avviene in modo pressoché spontaneo, indotto dal centro del cervello. Bisogna che loro, una volta che sono seduti, riescano a svuotare completamente la loro vescica. E questo può essere fatto anche con dei paragoni che per loro sono facilmente mentalizzabili, tipo fai un po' come la mamma quando ti prepara la spremuta al mattino, che l'ultima parte della spremuta richiede un pochino più di sforzo. Nei prossimi video affronteremo alcuni degli aspetti psicologici legati al problema dell'enuresi. Se avete dei dubbi o volete farmi delle domande, contattatemi su drynights.it.